Ci risiamo! Muffa su parete a nord, su un muro di tufo spesso 60 centimetri. Cambio degli infissi e arriva la muffa. Grazie per il tuo commento, Gavino, perché ci dai la possibilità di parlare di un tema scottante che di solito emerge molto di più in inverno, ma magari te lo stai portando dietro dall'inverno scorso, ovvero la muffa che si forma quando si fanno dei lavori di ristrutturazione, cambia il microclima, nasce un figlio, insomma, qualcosa succede in casa nostra. Avete mai pensato al perché non avete mai avuto muffa in casa vostra? E improvvisamente 3 anni fa ha deciso di farvi visita e da quel momento non se n'è andata più. Uno dei temi più interessanti nelle mie chiacchierate con i potenziali clienti è proprio quello di andare a scavare nel passato per capire che cosa può essere cambiato nelle nostre abitudini o se magari si è fatto davvero un intervento di efficientamento per giustificare il fatto che non ho mai avuto muffa in vita mia e adesso è arrivata. Tornando al tuo caso, probabilmente il cambio degli infissi ha contribuito a rendere l'ambiente un pochino più umido perché gli infissi nuovi sigillano perfettamente, quindi l'umidità non scappa più via dallo spiffero come un tempo, ed ecco che magari è scoccata la scintilla che ha creato più condensa sulle pareti che ha formato il problema di muffa. Ora, tu sei fortunato perché sei un impiantista, quindi conosci bene come si gestisce un fenomeno del genere e soprattutto hai gli strumenti e le conoscenze per fare degli interventi anche più importanti. Mi chiedi se potrebbe essere una buona idea installare un sistema VMC. Assolutamente sì, hai anche un risparmio perché te lo gestisci internos, però ricordati di una cosa: non è che nel momento in cui tu hai fatto un buco nel muro e fai andare questo scambiatore d'aria, la muffa come per magia se ne va da sola. Il consiglio per chi sta valutando di installare impianti di ventilazione meccanica o fare qualsiasi tipo di lavoro è: prima si elimina la muffa con un principio attivo sicuro per la salute che la uccida per davvero. Non accontentatevi di togliere macchie con candeggina, aceto, bicarbonato, acqua ossigenata. La muffa va eliminata. A quel punto potrete decidere come intervenire. Se vuoi utilizzare una VMC puntuale perché magari il problema è lieve, farai un bel buco nel muro, inserisci il tuo scambiatore d'aria e lo attacchi alla corrente e buona fortuna. Se hai la possibilità di fare un impianto centralizzato, ancora meglio. Però ribadisco, la muffa non se ne va con le sue gambe, ma dovete eliminarla con un principio attivo adeguato. Quindi disinfettare con un liquido idoneo, dare 2 mani di pittura antimuffa e poi fate quello che volete. A quel punto avrete ottenuto entrambi i risultati, cioè aver eliminato la muffa e avere un sistema che gestisce il ricambio d'aria. Però ricordiamoci che l'installazione di una VMC non è la soluzione che possono adottare il 99% delle famiglie per svariati motivi, anche tecnici. Quindi chi non può montare una VMC continui a utilizzare i classici rimedi del ricambio l'aria in maniera adeguata, uso un igrometro per sapere il tasso di umidità, uso un deumidificatore se le cose si mettono male, insomma, si riusciva a fare un buon lavoro anche prima che inventassero le VMC. Condividete nei commenti le vostre storie e seguitemi se volete altre storie di muffe. Ciao da Giuseppe e basta muffa!